Due datori di lavoro di Agate, entrambi già con precedenti penali, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Vittoria e dall'ispettorato del lavoro per intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori. La denuncia è scaturita a seguito di un intenso controllo dei carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, finalizzati al monitoraggio e al contrasto del fenomeno del caporalato, particolarmente diffuso nell'ambito del settore agricolo. Nello specifico, i carabinieri della compagnia, congiuntamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ragusa, hanno ispezionato numerose aziende agricole ricadenti nel territorio del comune di Acate. L'attività posta in essere ha permesso di individuare un'azienda agricola sita in contrada di Rillo, all'interno della quale è stato sorpreso un bracciante agricolo di origine rumena, sottoposto a condizioni lavorative di sfruttamento. All'uomo, infatti, fin dalla metà del 2015, per una giornata lavorativa di 9 ore, veniva corrisposta una retribuzione giornaliera di 25 ore, inferiore ai minimali previsti per legge. Inoltre, è stata altresì accertata la sottoposizione a condizioni alloggiative degradanti, in totale assenza di idonee condizioni igienico-sanitarie. L'alloggio, per tale ragione, è stato posto in sequestro e i due datori di lavoro titolari dell'azienda agricola sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa in base a quanto previsto dall'articolo 603 bis del Codice Penale, ovvero sia per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Analoghi controlli dell'Arma dei Carabinieri, finalizzati al contrasto del fenomeno del caporalato, proseguiranno nelle prossime settimane in immediati servizi a largo raggio in tutto il territorio ibleo.